Giacomo Montanari dell'azienda agricola CAR di Sobra, cantina con una lunga storia familiare che ti chiedo di riassumere, anche se parliamo davvero di una storia lunga. Sì, diciamo che tutto parte nel 1967, quando nostro padre decide di acquistare questa tenuta sulle colline Faentine a Marzeno, insieme a mio nonno, e compra la prima parte dell'azienda, che è quella che è il nucleo storico e che dà il nome proprio all'azienda, appunto il podere che ha di sopra. Questo nel 67. E da subito, insieme a mio nonno, decide di piantare vigna, ma però solo come viticoltore, nel senso per tantissimi anni si dedica solo alla coltivazione della vite, e quindi a raccogliere l'uva per poi venderla o conferirle alle cantine sociali qui sul territorio. E tutto ciò più o meno prosegue fino a quando nel 2004-2005 io e mio fratello decidiamo invece di entrare in azienda in modo più attivo e quindi decidiamo di iniziare a valorizzare quelle che sono le uve che venivano coltivate appunto su queste colline. Intanto nel 1989 si è raggiunta un'altra parte di azienda che è Podere Caderrosso. Quindi fino a formare un blocco di un'azienda complessiva, proprio in tutta la sua superficie di circa 55 ettari tra i due poderi. E appunto, come ti dicevo, nel 2004-2005 io e i miei fratelli iniziamo a guardarci un po' attorno e a pensare a un progetto nuovo, e nel 2006 iniziano le prime prove di vinificazione, iniziano a uscire le prime bottiglie di crepe, che è un po' il nostro primo vino con cui siamo usciti. Portabandiera, insomma, il vino Esatto. portabandiera. Quindi, oltre a vinificare voi nella vostra cantina che avete creato, raccontaci anche come è cambiato il vostro lavoro in vigna, se sono cambiate le scelte, come si è evoluta l'azienda, sia dal punto di vista agronomico, oltre che dal punto di vista enologico della vinificazione. Allora, c'è stato da raccontare prima di tutto che questi impianti che erano stati fatti nel 1967 da mio padre erano un stile un po' superato, diciamo, per i sessi di impianti soprattutto. E quindi già negli anni due, primi anni 2000 mio fratello si era un po' dedicato al rinnovamento di questi impianti, e quindi dal 2000-2001 è stato quasi uno stravolgimento di tutti i vigneti, e vengono riportati un po' a densità un po' più consone a un progetto qualitativo, insomma. Quindi iniziamo a avere tutti gli impianti, quelli fatti post 2000, intorno ai 5.000 ceppi per ettaro. Questo proprio a livello globale. Poi invece proprio anche come esperienza più nel breve, nel senso dal 2006 in poi, diciamo che anche la filosofia un po' aziendale o anche mia nel tecnico, nel senso io sono enologo, no? Laureato in enologia, quindi nel 2006 ero appena, anzi nel 2007 mi sono laureato, quindi nel 2006 ero ancora in pieno di fase di studi, e quindi avevo una formazione molto, possiamo definirla scientifica, comunque accademica, e questo un po' aveva, diciamo, possiamo dire, condizionato un po' i primi anni di gestione delle vinificazioni, della gestione della vigna in modo un po' quasi troppo apprensivo, quindi voler troppo intervenire in quello che c'era da fare. Negli anni poi invece, con un po' più di maturità, con un po' più di presa di coscienza delle potenzialità delle varie vigne, dei vitigni che venivano usati, si è allentato un po' quella che è la mano mia, diciamo, sia in vigna, dove c'è stata una gestione meno accanita nelle rese, quindi partivamo da rese molto basse, invece le abbiamo lasciate un po' più di sfogo alla pianta, e anche nella gestione della vinificazione, dove ben presto si sono state abbandonate, ad esempio, l'uso dei lieviti selezionati, ma fermentazioni spontanee. E anche la gestione parlo dei vini rossi, nella gestione delle macerazioni, macerazioni molto più
leggere, più blande, magari molto più lunghe, però non ossessive nella voglia di estrarre, insomma. Questi sono un po' i cambiamenti che ci sono stati dagli inizi, quindi dalle prime versioni dei vini, di chi li può aver assaggiati nei primi anni fino ad oggi. Ecco, poi intanto questo più di recente è partito il periodo di conversione in biologico per l'azienda. Sì, sta partendo adesso, diciamo, conclusa questa campagna agraria, inizia la conversione al biologico, che poi era una presa di coscienza fondamentalmente di ciò che già si faceva. L'unica cosa che magari non era ad oggi tutto, perché non tutto il vigneto ad oggi, no? Non viene usato per le nostre vinificazioni, ancora oggi. Una parte delle uve vengono ancora vendute o comunque conferite, e quindi una parte del vigneto non riuscivamo a gestirlo in modo biologico, perché comunque dovevamo ancora trovare alcuni accorgimenti tecnici per riuscire a gestire una superficie che comunque complessivamente è di circa 28 ettari. Quindi, considerando che facciamo bene o male tutto homemade, quindi in casa io, mio fratello, e ci occupiamo della vigna, gestire una superficie in biologico così grande all'inizio ci spaventava un po'. Quindi negli ultimi anni si gestivano in questo modo, fondamentalmente la parte che noi avevamo deciso di tenere per la vinificazione. Poi invece quest'anno abbiamo fatto un po' di prove in più. È stata anche un'annata particolarmente facile e favorevole quest'anno, almeno qui in Con Romagna. bisogno di meno interventi, più Esatto. Quindi, tranquilla, più sicura. però, nonostante ciò, abbiamo deciso comunque di portare tutto ciò che è vigneto in conversione biologica. Mentre ti chiedo se sollevi un po' la telecamera, così ti vediamo tutto perché sto perdendo un pezzo del... Ecco, no, Così va ecco, bene? così è perfetto. Perfetto. Ecco, questo sarà un passaggio importante, ma che asseconda forse più che altro, adesso voi già appunto eravate orientati in un discorso di sostenibilità, però così assecondate anche, credo, una richiesta di mercato che da questo punto di vista è sempre un po' più pressante o sbaglio, Sì, sul biologico intendo. sicuramente sì, nel senso si vuole un po' fondamentalmente certificare ciò che poi in realtà si fa, in modo da poter essere direttamente riconoscibile anche da chi non conosce esattamente noi. Quindi chi conosce già come lavoriamo, penso che il problema non se lo ponga, ma chi vede una nostra bottiglia magari su uno scaffale di un'enoteca, fatto che possa riconoscere la certificazione bio possa essere sicuramente qualcosa in più, magari poi uno stimolo per conoscersi dopo, però così al primo acchito effettivamente può aiutare. Ecco, l'altro lavoro che fate è quello di valorizzare al meglio i singoli crew. Anche questa è una cosa che nel tempo si è intensificata e, se non sbaglio, ci sono anche alcune novità in cantiere. Sì, è una cosa che andava un po', diciamo, digerita nel tempo. È stata un po' una gestazione lunga quella di iniziare a lavorare su singole vigne. Prima avevamo bisogno di conoscerle bene nel profondo e capire un po' le potenzialità di ognuna. Quindi per molti anni i nostri, cioè, vini, ma anche la nostra stessa riserva, era un assemblaggio delle vinificazioni di varie parcelle, di vari vigneti. Poi, con l'avvento delle sottozone, quindi la possibilità di indicare in etichetta la sottozona di provenienza per il Romagna Sangiovese, ci ha fatto quella spinta in più, quei ragionamenti in più per incominciare ad alzare un po' il livello della ricerca e dell'indagine su come si comporta appunto soprattutto il vitigno sangiovese. E quindi con l'annata 2015, per la prima volta la nostra riserva è selezione da singolo vigneto, quindi podere cade rosso, la nostra riserva di Sangiovese, che per fortuna siamo riusciti a registrare la vigna a catasto, quindi con l'annata 2018 che uscirà tra un anno, tra un po' più di un anno.
riusciremo a chiamarlo Vigna Cader Rosso. E accanto a Vigna Cader Rosso, che quindi che ormai è già la sua terza annata, è il procinto di uscire all'annata 2017, abbiamo iniziato un lavoro di valorizzazione di un altro vigneto che ha caratteristiche diverse, molto diverse da Vigna Cader Rosso, per geologia, per esposizione, per quota altimetrica, anche se non sono grosse le differenze, e anche per cloni di sangiovesi presenti. E quindi le varie vinificazioni che sono sempre state fatte negli anni separate ci hanno spinto a provare a cimentarci su un ulteriore cru. E quindi dall'annata 2019, se tutto va bene, se l'affinamento prosegue, se sarà all'altezza delle nostre aspettative, probabilmente usciremo con un ulteriore cru, Vigna del Montale, che andrà ad affiancare Vigna Cader Rosso. Ecco, se tu dovessi definire, Giacomo, lo stile di vinificazione vostro e come è evoluto, voi avete fatto comunque delle scelte che lo hanno anche cambiato nel tempo. Ultimamente, ad esempio, avete ridotto molto la presenza dei legni a favore di questo affinamento nelle vasche di cemento su cui avete anche investito. Ma raccontaci perché e che cosa vi consente questa scelta. Sì, sì, l'evoluzione c'è stata ed è nata un po' da alcune riflessioni, soprattutto sui vini giovani, quindi sui nostri bianchi e su crepe che è Romagna Sangiovese Superiore. La riflessione è nata dalla difficoltà che avevamo un po' nella gestione di periodi lunghi di sosta di affinamento nelle classiche vasche in acciaio. Trovavamo sempre, almeno a nostro parere, vini un po' chiusi, un po' ingessati, che non esprimevano mai, secondo noi, quello che erano un po' l'idea e il potenziale delle uve che avevamo per mano. Allora, comunque, confrontandoci con altri produttori di altre zone, assaggiando vini fatti con altri metodi, abbiamo deciso di iniziare a fare delle prove, prima acquistando un paio di vecchie vasche in cemento e poi, visti i risultati interessanti che avevamo avuto su White, sul nostro pino bianco all'inizio, e con delle piccole partite invece di Sangiovese che facevamo affinare in queste vasche, abbiamo approfittato del fatto che abbiamo ampliato la cantina nel 2017 e abbiamo acquistato un po' di vasche nuove in cemento, dove secondo noi l'affinamento, parte dei bianchi ma anche dei rossi, si esprime in modo molto più lineare e molto più aperto, e quindi ci consente anche una gestione delle fecce diverso, con più tranquillità, quindi possiamo lasciare i vini un po' più sporchi, possiamo tenere più basso, tenendo i vini un po' più sporchi, le solforose, quindi perché i vini si autoproteggono. Quindi ci consente di lavorare in modo più tranquillo e anche più in linea con quello che è il nostro progetto, la nostra idea di vino e di vini. E quindi sì, questo è un po' il cambiamento che c'è stato un po' a livello di vinificazione negli ultimi anni, come c'è stato anche un po' un cambio nello stile, come dicevamo prima, delle macerazioni sui vini rossi, che da macerazioni magari relativamente brevi, parliamo delle selezioni intorno ai canonici 15-20 giorni, negli anni invece abbiamo preferito allungare molto il contatto con le bucce, perché secondo noi in Sangiovese, in questo territorio, riesce a ricavare un'eleganza che se no resta un po' sotto le righe e veramente occorre tantissimo tempo perché venga fuori. Invece in questo modo, secondo noi, questa eleganza latente viene un po' esaltata. È un risultato più immediato, insomma. Esatto. E anche forse più comprensibile da chi Sì, beve. Insomma, esatto. va bene, Giacomo, ti ringrazio Grazie e buon lavoro perché già ricomincia appunto la a te. nuova Siamo già avventura. operativi, sì. Ok, Va bene. ciao. Grazie, ciao.